Luca, buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo nelle ultime gare di questo campionato. Purtroppo non vi potete più giocare il bersaglio più importante, diciamo, il playoff. È la prima volta che ci capita a noi in questi ultimi anni, però insomma ci sta poi alla fine di non riuscire una volta a raggiungere l'obiettivo. Però al di là di qualche alto e basso, insomma, in queste ultime partite state cercando di dare il massimo. Sì, è chiaro che è una situazione un po' strana perché siamo a metà classifica, fuori dai play-out matematicamente, fuori dai play-off. Però ecco, credo che abbiamo dimostrato di cercare di dare il massimo tutte le partite, di fare semplicemente quello che è il nostro lavoro, cioè allenarsi con impegno, con professionalità e cercare di fare il massimo risultato al di là di obiettivi concreti come possono essere una promozione, una retrocessione, ma obiettivi che possono essere personali, di finire il campionato bene, comunque di dimostrare la propria dignità professionale e di fare il proprio lavoro fino in fondo. Da questo punto di vista direi che la partita con la Pro Vercelli, al di là che per loro fosse veramente l'ultima spiaggia, ma la siete giocata come se fosse una partita importante. Sì, perché chi gioca a calcio lo sa che era una partita difficilissima perché avevamo tutto da perdere. Purtroppo in Italia non si vede l'ora di dire che i giocatori vendono le partite, che non si impegnano, che sono già in vacanza, sono già al mare. È brutto sentirselo dire, si è chiacchierato molto in queste settimane. Io sinceramente chiedo ai tifosi di venire a vedere gli allenamenti perché ci siamo sempre allenati al massimo. Siamo un gruppo che da questo punto di vista non gli si può rimproverare niente e abbiamo fatto una partita di grinta, di attenzione. Abbiamo avuto anche un po' di fortuna, come si vuole, perché poi alla fine, anche se avevamo giocato benissimo, magari abbiamo rischiato con il palo di prendere il 2-2, già sarebbero stati tutti pronti a criticarti. Invece abbiamo fatto una bella partita e dispiace per Provercelli, ma insomma il calcio è questo. Abbiamo fatto un favore alle altre squadre, anche se in realtà noi abbiamo giocato solo per cercare di vincere una partita, come dovrebbe sempre essere. Parlavi di critica, dal punto di vista critico come valuti il tuo girone di ritorno nello Spezia? Ma non positivamente, non sono contento, so che sono cose che possono capitare, non so il motivo, ma non so quello che valgo e non credo di essere riuscito a trasmettere insomma il mio valore, però sono molto sereno perché non ho niente da rimproverarmi. Sono professionista, mi sono sempre allenato al meglio, mi sono trovato benissimo con i compagni, con lo staff tecnico, con la società, ho vissuto bene la città e quindi a volte i risultati non sono diretta conseguenza dell'impegno, altrimenti tutte le persone che si impegnano raggiungono un obiettivo e sto cercando in queste ultime partite di fare il meglio possibile, sperando poi insomma da quando ripartirà la stagione di farmi trovare pronto e cercare di fare quello che ho sempre fatto nella mia carriera, cioè cercare di onorare la maglia, cercare, sono frasi banali però, cioè onorare la maglia, cercare di fare il mio lavoro, di impegnarmi e di cercare di fare meglio, perché onestamente non ho fatto bene. C'è differenza nel fare la mezzala in un centrocampo 3 e in un centrocampo 5? Beh sì, sicuramente sì, nel 3-5-2 ci sono certi movimenti perché l'ampiezza la danno i quinti e quindi nel 4-3-1-2 l'ampiezza devono cercare di darla più le mezzali, ma sì, direi che comunque c'è assolutamente differenza. E c'è un sistema che preferisci tra i due? Ma no, sinceramente no, è chiaro che nel 3-5-2, avendo avuto i risultati sportivi importanti, mi trovo più a mio agio perché negli ultimi, perché anche all'Alessandria giocavamo 3-5-2 e quindi negli ultimi 4 anni ho sempre giocato quel modulo con certi tipi di movimenti, però ecco, credo che poi alla fine i moduli in Italia ne parliamo tanto, ma siamo 11 e andiamo in campo e purtroppo, come ho detto prima, non sono riuscito a rendere al meglio, non so per quali motivi, però non credo che sia una questione di modulo. E ti volevo chiedere se c'è tanta differenza a livello tecnico tra questo Spezia e la tua SPAL dell'anno scorso. Ma sono due squadre diverse perché comunque io sono arrivato alla SPAL in C1 in cui c'era già un gruppo formato da qualche anno, l'anno prima avevano fatto un girone di ritorno incredibile e quindi c'era già una base, un allenatore che era lì dall'anno prima e dei giocatori che giocavano insieme da tanto e il gruppo poi si è creato con le vittorie della C1 e poi ha fatto una specie di miracolo sportivo in B. Qua la squadra è stata rifondata perché sono cambiati penso 24 giocatori dall'anno scorso, c'è un allenatore nuovo ed è anche una piazza comunque che pretende di più, cioè Ferrara era una piazza che già aver vinto la C1 era
un risultato storico. Qui era 5 anni che facevano i playoff, probabilmente arrivati poi al momento decisivo della stagione è pesata un po' questo obbligo di dover fare i playoff, anche se poi è il nostro lavoro, quindi le pressioni dovrebbero solo che fare bene. Però sì, era una squadra diversa, erano due squadre completamente diverse, sia per insomma appunto gruppo già formato che per altre cose che poi adesso non so bene spiegare. Parlavi prima dei tifosi, queste pressioni le hai sentite, le hai avvertite? Perché ora prima hai risposto ai tifosi come dire: guarda, noi ci impegniamo, noi non ci accordiamo per le partite, non siamo in vacanza. Cioè, sentivi questa pressione, la senti ancora adesso? No, io intendevo pressione più di risultati, cioè arrivi a Spezia, comunque sei, tutti i giocatori che sono qua sanno che l'obiettivo poteva essere l'obiettivo massimo, tra virgolette, arrivare ai playoff, e quindi 5 anni è stato raggiunto. Siamo la prima squadra in 5 anni che non c'è andata, quindi magari un po' di pressione, ma anche inconscia, può essere stata sentita, di dire: cerchiamo di raggiungere questo obiettivo, perché non raggiungerlo non sarebbe un fallimento, però comunque non era quello che insomma tutti noi cercavamo di fare. Per quanto riguarda i tifosi, no, assolutamente nessuna pressione. È chiaro che se a una persona viene detto: tu non stai facendo bene il tuo lavoro, tu pensi di essere al mare, può dare fastidio, perché siamo un gruppo veramente di ragazzi, e sfido chiunque a dirlo, che si impegnano, onesti, cioè non è più magari come un tempo in cui le ultime 4-5 partite non si giocavano neanche e si facevano favori, ma penso che poi si veda in campo, cioè anche nelle partite in cui abbiamo fatto male, io penso veramente che l'impegno, cioè uno vede quando uno corre, quando uno contrasta, poi se non ce la fa bisogna anche mettersi nei panni di un giocatore che non riesce in quel momento a... Ma ripeto, nessuna pressione da parte dei tifosi, solo questo chiacchiericcio che c'è stato... fuori dallo spogliatoio, di persone che sai ti incontrano, ma tanto siete già in vacanza, tanto non avete più niente da dire. Insomma, cerchiamo di dimostrare sul campo, perché poi alla fine quello che contano sono i fatti, e per ora ci siamo riusciti, speriamo di riuscirci anche con l'Avellino e col Parma. La tua condizione fisica di adesso è la stessa di quando sei arrivato a gennaio? Ti senti cresciuto, eri già pronto quando sei arrivato? Sì, no, pronto sicuramente, anche perché poi avevo giocato abbastanza, forse l'ultimo mese a dicembre avevo giocato un po' poco. È chiaro che poi, sai, parlare di condizione fisica è un po' parlare del niente, perché ci sono talmente tante cose che incidono, da condizione mentale, cambiare metodo di allenamento, cambiare modulo, cambiare città, trasferirsi dopo 3 anni in un posto in cui comunque eri un punto di riferimento e doversi riadattare in un gruppo nuovo. Quindi ci sono tante cose che poi magari fisicamente stai benissimo e poi quando arrivi a giocare la partita per qualche motivo le gambe non girano. Credo che sia una totalità di cose che poi ti fanno stare bene. Quindi fisicamente io mi sono sempre allenato bene, mi sono trovato bene qua come preparatore atletico. È chiaro che quando non giochi bene pensi: ah, cazzo, forse fisicamente non sto bene, oppure in realtà fisicamente mi sento bene. Anche sabato sono entrato, fisicamente stavo bene, col Foggia magari non stavo benissimo, cioè, quindi da una settimana all'altra non può cambiare la condizione fisica, è solo un fatto di totalità di fattori che ti portano alla prestazione. Tra l'altro ora, quando hai esposto quest'ultima dichiarazione, hai detto in pratica... Hai detto un insieme di cose del perché può darsi sia andata così la tua stagione. Hai parlato appunto di cambio di città, cambio di metodo di allenamento. Insomma, ci possono essere delle condizioni extra rispetto a quello che può dare un calciatore che viene dalla Serie A. No, io non cercavo giustificazioni, era solo per... Ovviamente sono un essere umano, mi faccio delle domande. Cioè, nel momento in cui non rendo come credo, mi faccio delle domande e mi chiedo perché non sto rendendo come credo, poi la risposta magari non ce l'ho, però mi faccio queste domande. È chiaro che quando uno è abituato, chi mi conosce, come diceva Alberto Tomba, chi mi conosce lo sa, cioè io sono arrivato in Serie A senza che nessuno mi abbia veramente mai regalato niente, senza avere un procuratore famoso, senza avere niente di niente. Quindi se ci sono arrivato ho avuto anche fortuna, perché poi ci vuole anche quella, trovarsi nel momento giusto, in una società giusta, però ci sono arrivato per qualità mia, quindi sicuramente tutte le categorie le ho vinte e me le sono tutte conquistate sul campo. Non è che mi hanno detto: dai, vieni a giocare in Serie A, ho vinto la C2, ho vinto la C1, ho vinto la B, quindi
penso di meritarmi questa categoria, è chiaro che poi nel calcio bisogna sempre dimostrarlo ogni domenica, perché vengono criticati calciatori molto più forti di me, e se qualcuno a Spezia mi ha fischiato avrà avuto i suoi giusti motivi, se alla Spal mi applaudivano avevano i loro giusti motivi, quindi poi alla fine la gente fa e reagisce a quello che vede. Se qualcuno a Spezia pensa che io sia stato un acquisto sbagliato, è perché io sul campo non sono riuscito a trasmettere quello che valgo, secondo me. Poi spero di riuscirci meglio in queste ultime due partite e il prossimo anno, altrimenti niente. L'importante è avere una pulizia di animo, di sapere di avere la coscienza a posto, e nessuno può venirmi a dire niente su questo. Gallo, chissà se ci sarà l'anno prossimo. Tu sicuramente sarai nello Spezia, e lui comunque ha detto che sarai il più grande acquisto dello Spezia nel prossimo anno. Comunque Serie B. Cosa pensi del tuo futuro? Cioè, la rivedrai questa Serie A? Perché appunto, non avendo il procuratore, come dici tu, un procuratore famoso, guadagnandotelo sul campo, un'eventuale promozione, un eventuale salto, cosa pensi del tuo futuro? No, innanzitutto adesso no, perché dopo il mio procuratore mi dice: ma cosa dici? No, nel senso, io ho un procuratore bravo e tutto, ma voglio dire bravo, che sì, no, ma dato che hai detto non famoso. Non è nel senso, volevo dire che insomma, chi è nel mondo del calcio sa che ci sono certi procuratori che hanno dei contatti, che possono fare delle operazioni che magari non sono trasparentissime. Ecco, diciamo che io il mio percorso è abbastanza trasparente, il mio procuratore è bravissimo e mi ha preso che ero in C2 a Noceto e siamo arrivati insieme in Serie A, quindi devo solo che ringraziarlo. No, io la Serie A spero di rivederla, ovviamente l'obiettivo di tutti i calciatori è fare bene e vincere, poi se vince la squadra tutti ci si guadagna, quindi è chiaro che è un contratto di altri 2 anni con lo Spezia, è una società che è 5 anni o 6 che prova ad andare in Serie A. Il motivo per cui io sono sceso dalla Serie A, ho 2 anni e mezzo di contratto a Ferrara, sarei potuto rimanere là tranquillamente senza nessun problema, anche a non giocare, perché o a giocare, cioè, ma non sono venuto perché qui secondo me è un posto in cui si può ricreare qualcosa di simile a quello che c'era a Ferrara. Vincere il campionato è sempre difficile, però insomma l'obiettivo mio e penso anche dello Spezia è cercare di vincere la Serie B ed arrivare in Serie A, quindi io spero di tornarci. L'ultima te la chiedo su Awa, no? Awa, sì, che ha esordito, e come un giudizio sulla sua, un suo approccio tecnico-tattico anche alla partita, come lo vedi nell'allenamento? No, è un ragazzo molto professionale, si è allenato con noi per qualche mese e insomma c'è stata questa possibilità che gli ha dato il mister di entrare e è stato bravo a farsi trovare pronto, poi insomma ha fatto primo gol in Serie B, non è neanche esultato, è stato bravo, vuol dire che ha personalità, perché no, sono contento per lui, che insomma anche per Mulattieri, insomma questi giovani che comunque in questa fase un po' strana della stagione possono ritagliarsi uno spazio e cominciare a entrare nel mondo dei grandi. Ti volevo fare una domanda appunto legata a quello che hai detto sul vostro gruppo, direi che è una buona base su cui partire, no? Anche per l'anno prossimo, personalmente credo e spero anche con questa guida tecnica. Sì, io credo che nei piani della società ci fosse una specie di rifondazione per poi provare a fare qualcosa di più. Io non voglio entrare nelle dinamiche societarie, credo che qui ci sia assolutamente una buona base, perché comunque con tutti i problemi che anche mi hanno raccontato i ragazzi da inizio anno, anche situazioni di classifica complicate e tutto, mal che vada si faranno 53 punti, speriamo 56-59, e comunque non è da buttare via, perché poi alla fine quando si arriva a fine campionato si guarda la classifica e probabilmente avremo dalla squadra che arriverà in Serie A come seconda 10 punti 12. Credo che con qualche acquisto, mantenendo questo gruppo e questa voglia di lavorare, si possa ridurre il gap. Poi è chiaro che tutte le stagioni sono strane, la Cremonese a gennaio ha vinto col Parma e sembrava fosse destinata ad arrivare seconda, terza, il Parma a uscire quasi dai playoff, adesso si trova la Cremonese a lottare per i playout, una squadra che ha dei giocatori fortissimi. Quindi, ripeto, a volte non basta fare buoni acquisti, però rispondendo alla tua domanda, credo che dando una continuità tecnico-tattica a questa squadra e facendo, insomma, tenendo questo gruppo ci siano le basi assolutamente, sicuramente umane e tecniche per provare a fare qualcosa di più di quest'anno.
ci sono ancora due gare, venerdì c'è l'Avellino e poi ci sarà il Parma, che è la squadra della tua città, sì, che ieri purtroppo però si è, purtroppo per loro ovviamente, si è un po' complicata le cose, poteva venire forse al picco a giocare la promozione diretta, così diventa veramente più difficile, però credo che insomma non avreste regalato nulla comunque. No, assolutamente, al di là delle, insomma, degli odi fra tifoserie, cioè noi pensiamo al campo, sinceramente di regali non va di farla a nessuno, e quindi ci impegneremo al massimo sia che loro lottino per la promozione diretta, sia che loro lottino per i playoff, anche per poi dimostrare e dire noi non siamo inferiori al Parma. Noi potevamo essere al vostro posto, purtroppo la stagione è andata in altri modi, però anche una specie di rivalsa personale di qualcuno, o comunque cercare, come ho detto prima, di chiudere l'ultima partita davanti al nostro pubblico. Speriamo ci sia tanta gente, un venerdì sera, e se il Parma lotterà per qualcosa di importante, credo che ci sia anche un esodo di tifosi, quindi sarà anche una bella serata, insomma, giocare in uno stadio pieno di tifosi del Parma e dello Spezia dovrebbe essere una bella giornata di sport, speriamo di vincere noi. Ok, grazie. Va bene.